Finisce con un pari al Mancini di Fano il recupero della 17ª giornata tra l'Alma Juventus Fano e il Porto d'Ascoli. Giornata di tempo buono, manto verde in ottime condizioni, ma poca tifoseria. Del resto era un giorno feriale, anche se i supporter affanesi non hanno fatto mancare il loro sostegno alla squadra. Inizio al fulmicotone del Fano che va subito in vantaggio al terzo minuto dal fischio d'inizio. Tortori sguscia tra due difensori e viene messo a terra senza troppi complimenti in area di rigore. Arbitro irremovibile e penalty trasformato dal capitano Casolla al suo nono centro stagionale. Inizia così in salita per gli Orange di mister Ciampielli, che accennano una timida reazione, ma il Fano tiene l'inerzia del gioco e assedia l'area del Porto d'Ascoli. Infatti al quarto minuto Tortora produce un destro a giro che risulta di poco a lato. Al nono minuto, primo cartellino giallo del direttore di gara, estratto per il Granata Variale per una simulazione in area di rigore nel tentativo di penetrare centralmente la difesa arancione, che soffre molto ogni volta che l'Alma tenta le sue sortite sul lato sinistro. Fase della partita questa contraddistinta da tanto nervosismo, con un arbitro costretto a intervenire col giallo più volte, estraendolo per ben tre volte. Come al 15esimo, quando il Fano invoca l'espulsione di Petricci, che stende una granata con un gomito ben più alto della misura. Il Fano continua nella sua azione di pressing sulla sinistra e al 24esimo arriva un tiro in porta di Herrera, che il numero 1 arancione è costretto a rimediare rifugiandosi in calcio d'angolo. Il Porto d'Ascoli tenta una timida reazione, ma l'Alma mantiene l'inerzia di gioco. Al 32esimo cross teso di Napolano, uno dei migliori degli arancioni, ma Pietro Paolo manca l'appuntamento con la sfera. Il primo tempo si archivia con l'Alma Juventus Fano quindi in vantaggio. La ripresa vede subito il Porto d'Ascoli all'assalto con tanto di pressing e i primi tre minuti sono fatali anche per il Fano, che subisce subito ad un minuto e mezzo dal calcio d'inizio il pari dei ragazzi di mister Ciampielli, che accarezzano così la possibilità di espugnare il Mancini e danno continuità alla loro azione con diversi contropiede schiacciando i Granata nella loro metà campo. Ma il tutto si esaurisce in poco tempo e il proseguo del secondo tempo passa con un po' di stanca a centrocampo e immobilismo dei ragazzi. Da segnalare come episodi rimarchevoli al 14esimo del secondo tempo un angolo di Napolano con una deviazione di Del Rosso che alza la parabola e manda sul fondo. Il resto del secondo tempo ha ben poco da dire sul lato tecnico. Entrambe le squadre si sono sedute e sono state rare le occasioni, tranne due angoli guadagnati dagli Orange tirati dal suo specialista Napolano, ma che tranne mischie in area non hanno prodotto niente di più. Dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara manda tutti negli spogliatoi e fischia il triplice sull'1-1. Nonostante le buone premesse espresse da mister Catalano, il Fano perde un'occasione per guadagnare punti verso la salvezza e il Porto d'Ascoli quella di aggiungerne uno alla sua già invidiabile classifica.